In Arcadia ho la possibilità di poter sfruttare quelle che sono delle texture, quindi creare quindi delle superfici personalizzate. Dal menu Home, difatti, c'è la funzione superficie. Da questa finestra io posso gestire completamente quella che è tutte le varie texture dei materiali disponibili, sia per quanto riguarda l'intonaco, mattone e così via. Se adesso ci riportiamo un attimo sulla sezione libreria utente, io qui posso procedere a, oltre a scaricare dall'archivio download ufficiale di Arcadia determinati elementi texture, posso crearmi di personalizzati. Ad esempio, clicco su più e vado a creare quello che sarà il mio materiale marmo. Marmo di Carrara. Ok, fatto questo mi apre quella che è la gestione della vista tridimensionale. Vedete, in questo caso c'è la finestra dove io posso scegliere quello che è il colore di base e soprattutto andare a scegliere quindi l'immagine di riferimenti. Adesso prendo questa che è Marmo di Carrara JPEG, apri e andiamo a vedere automaticamente, allarghiamo anche la finestra. Vedete, si è già applicata quella che è la texture sulla mia sfera, oppure anche se voglio utilizzare la funzione cubo, in modo da vedere come si adatta meglio alla mia, sulla mia superficie. Inoltre potrei andare ad eseguire quelle che sono le dimensioni orizzontali e verticali. Ad esempio, io qui vado ad aumentare la dimensione 150-150. E così da avere anche una visualizzazione migliore della mia texture. Guardate quindi il dettaglio. Quindi una volta che io ho definito quelli che sono tutti i parametri, inserimento della texture e poi dalla vista 3D posso aggiungere il carattere di parallasse, meno tallosità, rugosità del materiale, di riflessione, quindi speculare, emissione, quindi delle luci. Io posso poi salvare quello che è il mio modello della texture oggetto, quindi faccio salva e mi ha salvato quindi quello che è il mio materiale personalizzato che posso poi utilizzare tranquillamente nell'applicazione delle superfici ad alta definizione dei materiali. Se io adesso vado su appunto le proprietà superficie, posso scegliere quindi dall'archivio libreria utente marmo di Carrara e quindi andare ad applicare. Andiamo a vedere l'oggetto. Ok, ne vado ad applicare per sicurezza su tutti i lati del muro che ho selezionato. Chiudi. Ok, quindi andiamo a vedere la vista 3D. Dovrei avere la possibilità di visualizzare quello che è il marmo. Andiamo, eccolo qui. Questo qui è la parte dove io ho applicato quello che è il marmo, la texture di riferimento.